il tema della comunicazione, se noi lo guardiamo nella sua accezione più ampia, non può non riguardare la vita della Chiesa. Anche solo a livello etimologico, Chiesa viene dal latino ecclesia, dal greco ecclesia, che a sua volta viene da ek kaleo. Kaleo vuol dire chiamare. È una chiamata che si rivolge a qualcuno. La Chiesa è una convocazione. È un messaggio, è una comunicazione. Il nome della comunicazione è iscritto nel disegno costitutivo della Chiesa stessa. E dunque noi, anche se non fossimo paolini, non potremmo non occuparcene, perché significherebbe non occuparsi del proprio essere, della propria essenza. La Chiesa non può non occuparsi di comunicazione. Antonietta ricordava quanto è importante considerare come Don Alberione abbia inserito i mezzi di comunicazione sociale nella pastorale della Chiesa. E mentre lei lo diceva, subito nella mia mente veniva il famoso passaggio dell'Evangelii Nuntiandi di Paolo VI, che dice che la Chiesa dovrebbe sentirsi gravemente colpevole se non valorizzasse i mezzi della comunicazione sociale per l'evangelizzazione. Paolo VI era sempre molto preciso nelle sue espressioni e direi anche inequivocabile. Questo proprio a mo' di esergo, di introduzione, ma per evitare di essere troppo lungo e di annoiarvi, allora ho preparato un testo che il cui indice ho già inoltrato al nostro solerte Stefano Pignataro, che ringrazio, e che potrà servire anche se poi ci vorrà essere un piccolo dibattito. Il titolo della mia conversazione è questo: la comunicazione è vita, la vita è comunicazione. L'intuizione carismatica del beato Giacomo Alberione, fondatore della famiglia paolina. La comunicazione riveste, lo abbiamo detto, un ruolo fondamentale nella vita quotidiana delle persone. È attraverso la comunicazione che le persone interagiscono tra loro, scambiano informazioni, esprimono emozioni e anche creano relazioni. Senza la comunicazione sarebbe impossibile convivere e cooperare nella società. È attraverso la comunicazione che le persone si informano su ciò che succede intorno a loro e condividono esperienze che costruiscono una comunità. La comunicazione è essenziale per la vita, sia per la vita singola, per la vita personale, come per la vita in società, sia per il benessere individuale che per il benessere sociale e collettivo. Nella società moderna la comunicazione svolge un ruolo di fondamentale importanza. Grazie ai progressi tecnologici, è stato anticipato, la comunicazione si è estesa su molteplici canali e piattaforme, consentendo alle persone di connettersi e comunicare in modi mai visti prima. Faccio solo un esempio. Io oggi ho potuto accettare di venire qui perché ci sono oggi i mezzi per i quali alle 3:30 io ho potuto fare una riunione con dei miei confratelli sparsi nei 5 continenti. Quindi dalla mia piccola stanza di Salerno io ho parlato con le Filippine, con la Corea, con il Giappone. Proprio quindi, per dire, è proprio grazie all'esistenza di queste possibilità che si aprono sempre nuove possibilità. La comunicazione oggi, inoltre, è onnipresente e pervade ogni aspetto della vita quotidiana, influenzando la politica, l'economia, la cultura,
le dinamiche sociali. La società moderna si basa sulla comunicazione per scambiare informazioni, diffondere idee, creare consenso e promuovere il progresso sociale. Senza la comunicazione, il mondo moderno non potrebbe funzionare. La comunicazione, infatti, è un potente strumento di connessione tra le persone. Attraverso di essa le persone sono in grado di superare barriere fisiche e culturali per entrare in contatto con gli altri e comprendere la loro realtà. La comunicazione permette di creare inoltre legami emotivi e relazioni significative, sia a livello personale come anche a livello professionale. Essa favorisce l'inclusione sociale, la collaborazione, la costruzione di reti di supporto. In un mondo sempre più interconnesso, la comunicazione svolge un ruolo chiave nel colmare le distanze e creare un senso di appartenenza e solidarietà tra le persone. Ma la comunicazione deve essere, per riuscire a svolgere questo compito, una comunicazione efficace. La comunicazione efficace, infatti, riveste un ruolo essenziale nelle relazioni interpersonali perché permette alle persone di esprimere i propri pensieri, sentimenti, bisogni in modo chiaro e comprensibile, evitando fraintendimenti e conflitti. La comunicazione efficace implica anche saper ascoltare attentamente gli altri, cercando di capire le loro prospettive e di instaurare un dialogo aperto e sincero. Attraverso una comunicazione efficace, le persone sono in grado di costruire relazioni basate sulla fiducia, la comprensione reciproca e anche la cooperazione. È attraverso la comunicazione che le relazioni interpersonali possono crescere e svilupparsi in modo sano e armonioso. In questo scenario, noi ancora una volta, e lo abbiamo visto, possiamo inserire l'intuizione carismatica di Don Giacomo Alberione. La sua intuizione carismatica resta ancora oggi una dimensione fondamentale nella vita della Chiesa, come anche nella vita della società. La sua comprensione visionaria dell'importanza della comunicazione ha avuto un impatto molto significativo sulla Chiesa e sulla società. Potremmo dire, forse potrebbe sembrare presuntuosa l'espressione, ma sento di poterla dire, la Chiesa dopo Don Alberione non è stata più la stessa, nel senso anche della comprensione che ha avuto di se stessa, delle possibilità, della sua capacità comunicativa. Attraverso la sua vita e la sua opera, infatti, il nostro fondatore, fine teologo piemontese, uomo di grande spiritualità e preghiera, ha esemplificato la forza di una comunicazione efficace nel diffondere il messaggio del Vangelo. Per questo Don Alberione fondò la Società San Paolo, le Figlie di San Paolo, i Cooperatori Paolini e tutti i 10 rami della famiglia paolina. Disponendo che si abbracciassero i moderni mezzi di comunicazione per evangelizzare efficacemente. Il suo approccio innovativo ha rivoluzionato il modo in cui la Chiesa si impegna con la società e il mondo in generale. Guardare la vita e l'opera di Don Alberione serve da ispirazione ancora oggi per innumerevoli persone. Egli si dedicò fortemente, anzitutto al servizio di Dio, e nella fondazione di 5 congregazioni religiose, 4 istituti di vita secolare consacrata e una associazione laicale,
egli ha rivestito un ruolo fondamentale nella diffusione del messaggio di Cristo attraverso i media. La passione di Don Alberione per la comunicazione lo portò a fondare tipografie, stazioni radio, case editrici, librerie, rendendo accessibili gli insegnamenti della Chiesa ad un pubblico sempre più vasto. La nostra segretaria diocesana diceva una cosa importantissima: arrivare laddove il Vangelo non potrebbe ordinariamente arrivare. L'influenza di Alberione nella Chiesa allora non può veramente essere sottovalutata. Il suo approccio illuminato, innovativo, lungimirante alla comunicazione ha avuto un profondo impatto nella missione della Chiesa. Abbracciando i media e la tecnologia, ha trasformato il modo in cui la Chiesa si rivolge ai fedeli e si impegna con il mondo. La visione di Don Alberione continua oggi a ispirare innumerevoli sacerdoti, religiosi, laici a sfruttare il potere della comunicazione per l'evangelizzazione e per la diffusione degli insegnamenti nella Chiesa Cattolica. Quando Don Alberione era alla fine della sua vita, ricevette da Paolo VI un'importante onorificenza. Nel 1969, la Croce Pro Ecclesia et Pontifice. In quella storica udienza, della quale abbiamo qualche immagine rubata da un paolino un po' disobbediente, perché non si poteva riprendere, ma lui aveva la cinepresa nascosta, noi ascoltiamo anche le parole famosissime di Paolo VI che ci descrivono il nostro fondatore. Eccolo, umile, sempre vigile, sempre attento a scrutare i segni dei tempi, e poi dice una cosa bellissima, anzi dice due. Una un po' più orizzontale, potremmo dire, e una fortemente verticale. Quella orizzontale è: Don Alberione ha dato alla Chiesa nuovi mezzi per esprimersi. Questo è importantissimo, perché non ha inventato un nuovo Vangelo, ma ha dato nuovi mezzi al Vangelo che è sempre lo stesso. E poi, nel dire che Don Alberione è una delle meraviglie del secolo, aggiunge una cosa molto importante che non deve passare inosservata: nel nome di Cristo noi vi ringraziamo. Quindi non è stato Giovanni Battista Montini, che pure personalmente lo ringraziava in quanto erano molto amici, ma gli disse nel nome di Cristo. E il Papa, quando dice nel nome di Cristo, è Cristo stesso. È Cristo che ha ringraziato Don Alberione per avere amplificato la sua voce, per avere amplificato il suo verbo divino, per averlo fatto conoscere a tante e più tante persone. L'eredità di Don Giacomo Alberione va oltre la Chiesa e ha lasciato un segno duraturo anche nella società contemporanea. La sua fede nel potere trasformativo della comunicazione ha influenzato varie sfere della vita, tra cui l'istruzione, i media, lo sviluppo sociale. Le istituzioni alberioniane continuano ad educare e formare comunicatori che promuovono i valori della verità, della giustizia, della solidarietà. I metodi e i principi innovativi da lui introdotti guidano ancora oggi gli individui e le organizzazioni nell'affrontare le sfide del mondo moderno, favorendo connessioni significative e promuovendo cambiamenti positivi. Proprio in ragione di questo, noi possiamo, in questa sede, offrire una lettura semplice ma significativa dell'approccio innovativo che Don Alberione ha inteso offrire al processo comunicativo.
Don Giacomo Alberione era noto per il suo approccio pioneristico e innovativo sulla comunicazione. Comprese l'importanza di adattarsi al panorama dei media in evoluzione e utilizzò vari mezzi per trasmettere efficacemente il messaggio cristiano. Cominciò con la stampa, perché in quel momento era quello il mezzo di comunicazione più efficace, ma non si fermò ad essa. E l'espressione che egli coniò, e addirittura la coniò in latino, pensate, uberioribus et celerioribus medis, coi mezzi più celeri ed efficaci, indica proprio il fatto che il progresso potrà dare anche altri mezzi che in quel momento lui non vedeva perché c'era la stampa, ma l'importante è che siano sempre i più celeri ed efficaci. Questo vuol dire che l'apostolato paolino non potrà mai passare di moda, perché si rivolgerà sempre a ciò che il progresso metterà nelle mani dell'uomo. Su questo è anche interessante e forse divertente anche un episodio che mi piace raccontarvi, perché ci dice il suo modo di pensare. Andando avanti nella sua vita, a un certo punto Don Alberione si trovò a dover cominciare a girare per tante case in Italia o all'estero che egli aveva fondato, no? Soprattutto quelle italiane, le avrebbe dovute raggiungere in automobile. E allora si pose il problema di comprare un'automobile. Andarono da lui, e voi pensate, un uomo di fine 800, che cosa ne poteva capire di automobili? Però chiesero a lui, perché lui doveva farla la spesa. Dice, Don Alberione, dice, si rende necessario comprare un'automobile. Quale dobbiamo comprare? E lui non ci pensò un attimo a rispondere, e rispose, la più veloce. Questo ci dice, questo è annotato nel diario del suo segretario Don Speciale, rispose, la più veloce. Ci fa molto capire il personaggio. Non è importante il modello, l'importante è arrivare presto, arrivare prima. Per quando deve essere pronto? Per ieri. Queste sono le sue frasi. Ecco, questo ci fa capire questo uomo. Ora, il suo approccio, appunto, che enfatizzava i mezzi di comunicazione in questo modo, abbraccia quasi naturalmente la tecnologia, i progressi dei media, e apre ancora oggi nuovi canali per l'evangelizzazione, che raggiungano un pubblico sempre più ampio e sempre più vasto. I suoi metodi innovativi gettano le basi per l'impegno nella Chiesa nell'era digitale. Infatti, la comunicazione come strumento di evangelizzazione nell'era digitale continua a svolgere un ruolo veramente fondamentale nella Chiesa. Ce lo dice anche il tema scelto dal Papa per la giornata delle comunicazioni di quest'anno. E approfitto per dirvi, non andate via senza prendere uno di questi sussidi. Comunicazione e intelligenza artificiale. Attraverso il messaggio di Gesù, attraverso il messaggio cristiano, la comunicazione ancora oggi, grazie al contributo di Don Alberione, diffonde la parola di Dio e invita le persone a conoscere e a seguire la fede. La comunicazione permette di raggiungere un pubblico sempre più vasto, di trasmettere il messaggio in modo chiaro ed efficace. È uno strumento che veramente collega le persone, crea connessioni significative, consente di diffondere il Vangelo a livello globale. Dunque la comunicazione, grazie al Magistero e al Ministero di Don Alberione, diventa proprio uno strumento di evangelizzazione. Gioca un ruolo cruciale, dicevamo, nella diffusione del messaggio cristiano, perché grazie alla comunicazione la Chiesa raggiunge un vasto pubblico e può far conoscere la fede a persone di diverse culture e background. Qualche giorno fa mi ha telefonato la mia madrina, che
è una persona molto impegnata nella pastorale parrocchiale, nell'evangelizzazione, eccetera. E mi ha detto, dice, sai Don Guido, dice, ti devo dire una cosa, mi hanno telefonato dei missionari laici che sono in Sud Sudan e mi hanno chiesto di dirti un grande grazie. E faccio, ma io non conosco nessuno, ho risposto. Tu non li conosci, ma tu devi sapere che la messa che tu celebri alla Radio Vaticana la mattina è l'unica messa che arriva in Sud Sudan. Ecco, vedete, questo, a parte darti una grande gioia, ma ti fa veramente comprendere anche che cosa voleva dire il nostro fondatore quando diceva che celebrare la messa con coscienza sociale fa della messa l'apostolato di comunicazione più fecondo. La celebrazione dell'Eucaristia in chiave comunicativa. Sì, l'uso dei mezzi di comunicazione sociale nella missione di evangelizzazione della Chiesa continuano e possono continuare a svolgere un ruolo cruciale e importante, perché attraverso la stampa, la radio, la televisione, il cinema, il mondo digitale, la Chiesa utilizza questi mezzi per raggiungere persone e condividere il Vangelo in modo accessibile ed efficace. I media offrono possibilità di raggiungere un vasto pubblico, attraversare le barriere geografiche, attraversare le barriere culturali, coinvolgere le persone in modo interattivo. Questo impegno, che richiede formazione specifica per i comunicatori nella Chiesa, esige che questi comunicatori siano in grado di utilizzare i media in modo responsabile e allineato con i valori cristiani. Ed ecco allora un'altra sfumatura del carisma alberioniano. Non soltanto la valorizzazione dei mezzi della comunicazione sociale per l'annuncio del Vangelo, ma anche l'educazione al retto uso dei mezzi della comunicazione sociale, perché anche questo è annunciare il Vangelo, perché anche questo è comunicare la verità, perché anche questo, come ha ricordato più volte Antonietta, è fare a tutti la carità della verità. Allora comprendiamo come il dato della formazione per una evangelizzazione con i media sia un dato irrinunciabile. La formazione dei comunicatori nell'ambito della Chiesa, proprio come frutto del carisma paolino alberioniano, è essenziale per garantire un uso adeguato e responsabile di questi mezzi di comunicazione nel contesto dell'evangelizzazione. È importante che i comunicatori utilizzino i media in modo efficace, ma creando contenuti che siano teologicamente accurati, rispettosi, significativi. La formazione deve comprendere l'apprendimento delle nuove tecnologie digitali, senz'altro, ma anche la comprensione delle dinamiche dei media e la capacità di comunicare in modo adeguato e persuasivo. In questo modo i comunicatori della Chiesa saranno anche in grado di trasmettere in modo autentico e potente il messaggio del Vangelo alla società contemporanea. Perché la comunicazione è uno strumento privilegiato per costruire la società. Attraverso la condivisione di informazioni e di idee, infatti, la comunicazione facilita la creazione di una consapevolezza sociale e promuove la partecipazione attiva dei cittadini. I mezzi di comunicazione come la stampa, la radio, la televisione, i social media permettono di diffondere notizie e stimolare il dibattito pubblico su tematiche sociali. Inoltre, la comunicazione può essere utilizzata come strumento per affrontare i problemi sociali, favorendo l'identificazione di soluzioni e promuovendo la collaborazione tra i diversi attori della società.
E se questo la comunicazione lo fa di suo naturalmente, pensate quando questa comunicazione è visitata dal Vangelo. Quando il Vangelo, seguendo lo spirito della Gaudium et Spes, promuove i valori autenticamente umani, che essendo autenticamente umani sono di per sé stesso autenticamente cristiani. Allora, Don Alberione ancora oggi ci dice che il Vangelo deve abitare la comunicazione. Sì, perché la comunicazione può essere utilizzata come potente strumento per affrontare e anche risolvere problemi cruciali che affliggono la società contemporanea. Pensate semplicemente a che cosa la percezione che si ha alle volte dei problemi che ci sono nella società a seconda di come essi vengono comunicati. Pensate a tutta l'esperienza che abbiamo fatto del Covid, per esempio. Quanto in alcune circostanze ha fatto bene o ha fatto male una corretta comunicazione dei contenuti. Capite che è ben di più il carisma di Don Alberione della stampa delle Bibbie. È ben di più. La stampa delle Bibbie è necessaria perché la parola corra, come dice San Paolo ai Tessalonicesi, e arrivi. Però l'intuizione sua è molto più profonda, è quella di rivestire, di permeare, e lo dirà il Concilio questo, di permeare di spirito evangelico la realtà della comunicazione. È come se, lui lo dice con un'immagine bellissima, è come se noi dovessimo fare delle nostre vite e dei mezzi di comunicazione, lui li chiama così, parlando alle suore apostoline, dei tubi d'oro dove scorre la grazia di Dio. E questa immagine la usa anche per il sacerdote scrittore o per la suora scrittrice. Dice: il sacerdote scrittore, la figlia di San Paolo scrittrice o librerista, per esempio, è il canale attraverso il quale la grazia di Dio fluisce e raggiunge per inebriare i lettori e i fruitori dell'apostolato. E poi aggiunge, giustamente, se il canale è ostruito dalle incrostazioni, questa grazia di Dio fluisce più difficilmente, e le incrostazioni lui le identificava con i nostri peccati. Quanto è importante, no? Quindi il processo di comunicazione nella mens di Don Alberione è un'esperienza ascetica, è un'esperienza mistica, è un'esperienza di santità totalizzante. Il nostro fondatore era veramente un grande santo. Prima che essere il grande editore, prima che essere il grande evangelizzatore, era un uomo di profonda preghiera, era un uomo che aveva identificato nel processo comunicativo tutto questo complesso che adesso stiamo brevemente descrivendo, ma principalmente perché? Perché ne faceva un problema di santificazione soprattutto della facoltà della mente. La comunicazione nel carisma alberioniano è l'elemento che deve facilitare la santificazione della mente, perché la mente si santifica attraverso la ricezione della trasmissione della verità. Diceva Don Alberione: i nostri migliori amici sono i nostri pensieri. E noi, i migliori amici che abbiamo, diceva sempre lui, li dobbiamo nutrire con il cibo più prelibato. E se i pensieri sono i nostri migliori amici, il cibo più prelibato che gli possiamo dare è il Vangelo.
Il Vangelo santifica la nostra mente. Comunicare il Vangelo per farlo arrivare a più uomini e a più donne del nostro tempo quanto è più possibile significa prendersi cura della loro mente per fare in modo, diceva sempre lui, che non siamo più noi a pensare, ma è Gesù verità con la sua mente che pensa in noi. Comunicare il Vangelo nel Magistero di Don Alberione significa veicolare nella nostra vita l'incontro con Gesù via per far sì che non siamo noi più a decidere con la nostra volontà, ma Gesù via che con la sua volontà decide in noi. E ancora conclude: comunicare il Vangelo significa agevolare nella vita dei cristiani l'incontro con Gesù vita, per fare in modo che non siamo più noi ad amare con il nostro cuore, ma è Gesù vita che con il suo cuore ama in noi. Ecco il processo della comunicazione del Vangelo, secondo il carisma del nostro fondatore. È un processo di cristificazione, è un processo attraverso il quale c'è pensiero, volontà e sentimenti sostituiti da pensiero, volontà e sentimenti di Gesù Cristo. Quindi pensate che progetto e che profondità, molto profondo. E allora concludiamo. Se tutto questo è vero, quanto è grande la responsabilità dei comunicatori? I comunicatori hanno responsabilità immensa di trasmettere correttamente informazioni veritiere per il pubblico. E in un'epoca in cui la diffusione delle notizie, lo diceva Giorgio all'inizio, è soprattutto diffusione di fake news, e allora l'evangelizzazione con la comunicazione, dalla quale discende un'etica della comunicazione, svolge un ruolo fondamentale e centrale, perché deve garantire che l'informazione sia basata su fatti reali che siano presentati in modo trasparente. La responsabilità dei comunicatori, e in particolare dei comunicatori che si rifanno alla buona notizia del Vangelo, è quella di essere credibili, affidabili, e di così potersi guadagnare la fiducia del pubblico nei mezzi di comunicazione, che sono fondamentali per il buon funzionamento della società. Significa essere credibili per ciò che si dice, o come diceva Don Tonino Bello, per essere credenti per la fede, credibili per la speranza, ma creduti per la carità della verità. Grazie per la vostra attenzione.